parrebbe che esista qualche piccolo segnale di ripresa. Ecco, noi li intravediamo fondamentalmente provenire da tre comparti: gli indicatori delle aspettative, con modesti miglioramenti degli indici di fiducia e delle famiglie e delle imprese, dagli indici finanziari, con qualche ripresa delle quotazioni e un ritorno da parte dei risparmiatori, proprio la notizia di oggi, a investire in fondi comuni, dei prezzi delle materie prime, che hanno ritrovato una vivacità soprattutto nel comparto dei metalli e delle materie energetiche. Quello che quindi dobbiamo fronteggiare, oltre alla crisi congiunturale sistemica, come accennavo, è il recupero anche di una produttività e di una propositività da parte del nostro paese per ritornare a crescere, ecco, almeno a livello dei suoi principali competitor europei. Un tasso di sviluppo economico soddisfacente deve essere l'obiettivo di tutti. Anche la nostra attività di banchieri, o direi forse una parola molto grande, delle nostre banche, ecco, è strettamente connessa alla capacità di conseguire questi tassi di crescita. Crescere ad un ritmo significativo è una condizione per assicurare una produzione di risparmio adeguata, ad assorbire strumenti finanziari, titoli di debito, equity, che dovranno essere messi e saranno messi nei prossimi anni da imprese, da stati, ecco, e anche e soprattutto da banche. Naturalmente gli sviluppi e le prospettive dipenderanno anche da come le banche faranno il proprio mestiere. Il nostro ruolo nell'economia è e sarà fondamentale. Ne siamo consapevoli e ne avvertiamo la responsabilità piena. La crisi finanziaria non ha cancellato una cruciale lezione che ci viene dalle esperienze empiriche. Alla lunga crescono di più le economie che hanno sistemi bancari e finanziari solidi ed efficienti. Il nostro sistema è più solido ed efficiente di altri. Non si tratta di un'espressione vuota o di un slogan, ma di un fatto concreto che quotidianamente possiamo constatare. Le risposte alle difficoltà della congiuntura economica devono avere anche il respiro della strutturalità. Devono promuovere la crescita e la capacità di crescita del nostro paese per competere a un più elevato livello. Siamo consapevoli che il rilancio della competitività in Italia dipenderà anche dalla capacità di fare i banchieri nelle fasi difficili, selezionando appropriatamente, come la Banca Popolare di Bergamo ha fatto in questi 140 anni, ecco, i progetti di investimento e gli imprenditori meritevoli che accrescono la competitività e la crescita del paese.